Oggi sono tornati a scuola i ragazzi della scuola dell'infanzia, delle elementari, delle medie e sono tornati ovviamente anche a frequentare i pullman della TUA. Qual è la situazione? Eh, la situazione è diciamo, ancora in evoluzione, come si vede dal lavoro che si sta facendo distretto per distretto. Eh, noi siamo confidenti che l'11 eh, potremmo ripartire eh, avendo costruito... Una macchina che teoricamente insomma, dovrebbe, dovrebbe garantire la gestione dei flussi di traffico. Stiamo lavorando di concerto con gli studi scolastici sotto il coordinamento delle prefetture, tant'è che fra pochi minuti abbiamo l'ulteriore collegamento, e abbiamo messo insieme il mix di fattori della produzione tra mezzi nostri e mezzi dei privati con autisti nostri sui mezzi di proprietà e autisti eh, diciamo esterni, abbiamo assunto un numero cospicuo di interinale, per intervenire nelle aree dove sulla base dei piani prefettizi eh, è stata individuata la nuova organizzazione della, della didattica. La prima settimana, eh, i primi dieci giorni, avranno una funzione di test eh, per verificare dove dovesse esserci la necessità di un, di un ulteriore intervento in termini di costi, o magari dove, è, dove è stata sovradimensionata l'offerta, e a quel punto si entrerà a regime, poiché vi sono alcuni dati che oggi non sono ancora uh, perfettamente prevedibili, tipo le persone che magari non viaggeranno col mezzo pubblico, il comportamento dell'utenza, uh, magari in base alle disponibilità di prendere un mezzo piuttosto che un altro, quindi sono alcuni elementi che al momento non sono non sono ponderabili